Buongiorno e bentornati a EY M&A Compass, il momento di approfondimento dedicato alle M&A di EY Italia in collaborazione con Bibisa. Oggi parliamo di M&A nel settore life science, perché vedrete che è in grande effervescenza un po' in tutto il mondo. Ne parliamo con Daniela Gianni, che è partner Strategy and Transactions di EY Italia. Quindi buongiorno e grazie di essere piacere. Con noi. Bene. Allora, dicevamo quindi grande effervescenza, numeri importanti, poi con numeri apriremo poi appunto nel dettaglio con la nostra ospite, ma vi do un minimo così di background di quello che è successo l'anno scorso. Ci sono state operazioni, dicevo, importanti a livello globale, contenute soprattutto da Big Pharma, quindi nomi tipo Novo Nordisk, Merck, AstraZeneca, Amgen, BV, Roche, GlaxoSmithKline, insomma, via dicendo. Si parla di tante operazioni del valore di almeno $1 miliardo di dollari nel 2023. Già nel primo trimestre si sono registrate 10 operazioni sempre di questa size, e peraltro poi l'anno scorso ci sono state invece un mega deal, che è quello di Pfizer e Seagen da 43 miliardi di dollari. E quindi diciamo è un'operazione veramente importante, che ovviamente ha un po' cambiato le statistiche dell'anno, e quindi è seconda soltanto, se vi ricordate, nel 2019 a quella di AbbVie su Allergan. Quella valeva ben 63 miliardi di dollari, quindi stiamo parlando di cifre veramente incredibili. Comunque, tornando ai numeri di quest'anno, si diceva grande lavoro, cioè di quest'anno, del 2023 e poi anche 2024, ma grande lavoro a livello globale. L'Italia è rimasta un pochino indietro. Sempre EY, nel suo ultimo report dedicato all'Italia, di cui abbiamo scritto su Bibisa, a un certo punto fa uno spaccato sul numero delle operazioni e va sul per settore, e si vede che il peso del settore life science sul totale dell'M&A era attorno al 6%, quindi chiaramente non molto, e questo è nel primo trimestre appunto del 2024. L'anno scorso 7%, quindi veramente siamo sempre lì. Se si fa una carottaggio soltanto sulle operazioni condotte da aziende italiane all'estero, la percentuale aumenta leggermente, arriva al 9%, però comunque è ancora un qualcosa di limitato. E soprattutto c'è stato un minimo di discesa, perché appunto nella 2000 e vedevamo nel 2023 questo 9% era su 71 operazioni, invece il primo trimestre il 9% su 58. Quindi comunque, detto questo, siccome c'è un background importante a livello globale di effervescenza e di lavoro, quindi ragioniamo appunto con la nostra ospite, perché probabilmente le vedremo anche in Italia. Ecco, diamo qualche numero per capire di cosa stiamo parlando. Allora, a livello mondiale stiamo parlando di nel 2023 191 miliardi complessivi di valore di transatto nel settore life science, e circa 118 operazioni. Stiamo chiaramente parlando soltanto delle operazioni che hanno superato il valore dei 100 milioni. Quindi stiamo parlando di un settore che globalmente è cresciuto del 34% rispetto all'anno scorso a valore. Se si guarda il valore della singola operazione, è cresciuta del 77%, e grazie anche al ritorno appunto delle grandi pharma, delle big pharma, come prima giustamente accennavi. Ricordiamoci che comunque, ecco, il 69% delle operazioni nel 2023 è stato proprio ad opera di strategici, quindi di investitori corporate, contro un 34% nell'anno precedente, nel 2022. E questo trend è confermato anche nel primo quarter del 2024. Nel primo quarter del 2024 abbiamo visto a livello globale 29 operazioni, di cui 28 ad opera di grandi corporate, quindi di nuovo una netta prevalenza. In termini di valori complessivi dell'operazione, proprio a seguito del fatto che nel primo quarter del 2023
era rappresentata la grande operazione di cui parlavi prima, non abbiamo dei valori in crescita, tuttavia 10 operazioni sopra il miliardo sono nettamente, insomma, se è un numero, sono significative, sì, certo. Nettamente significativo. Benissimo, ecco, ma come ti spieghi il perché le big pharma stanno comprando così tanto e proprio adesso? Allora, sostanzialmente abbiamo due grandi tendenze che le big pharma in qualche modo stanno affrontando. Una prima grande tendenza è una tendenza di tipo regolatorio, in particolare legata al tema del pricing e del market access. Nelle grandi geografie che storicamente sono state oggetto di grande interesse per le società del mondo life science, abbiamo visto una tendenza alla revisione dei prezzi. Ad esempio, quest'anno abbiamo visto i primi 10 prodotti rinegoziati nell'ambito dell'Inflationary Reduction Act negli Stati Uniti. In Unione Europea, nella Commissione Europea, si sta discutendo una legge per diminuire l'esclusività, il periodo di esclusività da 10 a 8 anni nel caso in cui i nuovi farmaci lanciati non vengano lanciati contemporaneamente nei 27 stati entro 2 anni dal primo lancio. In Germania stanno appunto rivedendo tutto quello che è l'ambito regolatorio farmaceutico nell'ambito dell'Ammonog 2.0, e in Italia anche c'è una riorganizzazione dell'AIFA, in Cina, in Giappone vediamo nuove tendenze appunto ribassiste per quanto riguarda il prezzo del farmaco. Questo chiaramente comporta la necessità da parte delle big pharma di avere nel proprio portafoglio nuovi prodotti, perché quelli sono quelli che sono meno aggrediti dalla riduzione prezzo. Questa è una delle tendenze. La seconda è quella del cambiamento demografico. Cambiamento demografico che significa che noi e le big pharma sono stati storicamente abituati a pensare a una piramide demografica appunto fatta a piramide, quindi con una base più larga e una punta più stretta. A causa dell'incremento della natalità, quindi della denatalità, a causa della riduzione della fertilità e a causa dell'aumento della longevità, tendenzialmente invece si andrà in un mondo in cui ci saranno meno persone adulte in grado di sopportare i costi della sanità. Certo, ma quindi quello che vogliamo dire è quindi che le big pharma stanno cercando, insomma, di rispondere a queste sfide, no? Quindi cambio regolatorio e cambiamento a livello demografico, andando a comprare delle competenze o prodotti e servizi da qualche altra parte, quindi è questo il senso. Esattamente. Ecco, esattamente. Che dimensione poi avrà questo mercato, insomma? Allora, diciamo nel 2028... Vediamo magari anche la slide, perché abbiamo anche un po' di numeri. Sì, il mercato è comunque previsto a 1,39 trilioni di dollari al 2028, che vuol dire una crescita rispetto a oggi di 407 miliardi per l'appunto. Di questi 407 miliardi, 142 saranno provenienti dall'oncologia. Questo che cosa significa? È il 35% degli investimenti. Questo ci dice due cose. La prima cosa è che chiaramente oggi l'oncologia è la prima ragione di morte, i disease oncologici sono la prima ragione di morte. La seconda cosa è data da un altro fatto, il fatto che oggi le top 10 società che lavorano in ambito oncologico detengono il 70% del mercato. Questo 70% andrà a ridursi al 60% da qua al 2028. Questo significa sostanzialmente che di fatto è previsto che il mercato cresca, sì, ma non cresca proprio sui prodotti che loro hanno in portafoglio, da cui la spinta fortissima da parte delle aziende che già sono leader in questo settore a comprare innovazione nello stesso settore. Aggiungo un pezzetto: ovviamente il mercato non è un mercato vergine, anche i nuovi entranti hanno una forte spinta ad investire, quindi ad entrare come new entrant. Questo, diciamo, non voglio dire eccesso, però questa grande focalizzazione sul settore porta ad avere anche dei multipli molto rilevanti, una media di 11,9 sul fatturato per le target oncologiche. Accidenti. Ecco, velocemente, ci sono dei sottosettori che sono particolarmente interessanti, hanno potenziali di crescita più ampie.
E poi, ecco, per chiudere anche un tema di, visto che EY fa advisory M&A, quindi quali sono, diciamo, i caveat per questo specifico settore che bisogna appunto considerare nel momento in cui si fa l'operazione, magari anche dopo? Abbiamo già parlato per quello che riguarda i sottosettori dell'oncologia. Sicuramente molto interessante anche tutto l'ambito del CNS, quindi dei trattamenti del sistema nervoso. Perché questo? Perché appunto ho anticipato prima che oggi una delle cause principali, le due cause principali sono di morte, sono malattie cardiocircolatorie e oncologia. Domani saranno tendenzialmente in decrescita grazie alle nuove modalities, entrerà invece in maniera preponderante l'Alzheimer, quindi quello sicuramente tra i nuovi settori, uno dei nuovi settori. Più in generale tutto ciò che è legato al gene editing, quindi alle terapie personalizzate a base cellulare o genetiche, saranno sicuramente il futuro. Per rispondere, ecco, infatti, perché stiamo chiudendo, ma è importante capire quali sono appunto queste le caratteristiche più importanti di un'operazione di M&A. Di un'operazione di successo. Un'operazione di successo, secondo me, si potrà dire tale appunto laddove andrà in prima battuta a rispondere all'esigenza fondamentale, che è quella di creare una vera innovazione per i pazienti. Però nell'ambito del settore life science non è assolutamente secondaria la buona execution delle operazioni di M&A, questo perché i costi di integrazione nell'ambito life science sono molto importanti, più importanti che in altri settori. Si stima il 10,3% del fatturato della target sia il costo dell'integrazione, e quindi è molto importante avere uno scrutinio molto alto quando si fanno operazioni life science, scrutinio regulatory, di qualità, ovviamente di prodotto, di go to market, della possibilità anche di consolidare la ricerca e sviluppo, che chiaramente è una delle voci di costo fondamentali per queste aziende. Perfetto, direi che abbiamo toccato insomma tutto quello che era importante, no, focalizzare, quindi grazie allora a Daniele Gianni di essere stata grazie con noi. A voi. E noi ci rivediamo al prossimo appuntamento con i YM&A Compass.